Sia lodato Gesù Cristo. Saluto e ringrazio innanzitutto Don Francesco per il suo fraterno aiuto sempre, perché ci siamo sempre aiutati, ma invito, perché poco fa, entrando in processione qui, ho sentito una sensazione strana, un po' diversa, no? Per diversi anni sono stato io a invitare lui in questa occasione dei Santi Cosme e Damiano, perciò per questo mi è sfuggita la parola aiuto, perché veniva in mio aiuto, ecco, in tante occasioni. Quest'anno è come sono ritrovato io ad essere invitato in occasione della festa liturgica dei Santi Cosme e Damiano, e dunque ho provato una sensazione strana, ecco, non è semplice spiegarlo neanche a parole, però è bello anche essere invitati, perché questo scambio diventa anche quasi una piccola testimonianza. Non è quella forte dei martiri, certo, non è quella testimonianza del sangue, ma diventa la testimonianza dei fratelli, la testimonianza della fede, quella che noi siamo chiamati a fare ogni giorno nella nostra vita, nella nostra piccolezza, nella nostra fragilità, ma che ci dobbiamo sempre sforzare di fare, nonostante i nostri limiti. Perciò ecco, saluto e ringrazio per questo invito, e saluto e ringrazio tutti voi, saluto anche Padre Matteo, ecco tutta la comunità, che oggi con questo invito mi dà la gioia di rivivere i momenti passati insieme, ma mi dà anche l'occasione di stare con voi e condividere la gioia di questa festa. Sì, sono venuto anche in qualche altra occasione, è vero, potrebbe dire qualcuno, ma sapete che le celebrazioni dei funerali sono sempre momenti particolari durante i quali non si riesce magari a spendere qualche parola di gioia, proprio perché la circostanza non ce lo permette, non lo consente, è un clima diverso. Stasera per noi è clima di festa, è clima di gioia, e noi siamo felici di ritrovarci qui tutti insieme dinanzi all'altare del Signore per ringraziarlo del dono prezioso della vita. Ma questa nostra vita che ci è stata donata deve diventare anche una testimonianza, altrimenti diventa una vita inutile, una vita sterile, come il terreno, no? Per ora è il periodo della vigna, poi sarà il periodo delle olive, e tutti sanno che i prodotti buoni, le cose buone vengono dalla terra, ma se la terra è sterile non produce frutto, mentre invece il nostro cuore gioisce quando la terra è buona e produce molto frutto. I nostri occhi gioiscono, ma anche il nostro cuore gioisce, e noi dobbiamo essere terreno fertile per produrre frutto. Il frutto che noi oggi raccogliamo è la testimonianza del martirio di questi due fratelli, che secondo la tradizione erano forse medici, non si sa con certezza, ma certamente sono stati ritenuti e chiamati medici perché dopo la loro morte, per la loro intercessione, tanti sono stati guariti. Queste guarigioni, segno della potenza di Dio. Perciò tante preghiere servono per intercedere presso Dio. Ma quando persone speciali intercedono e ottengono la guarigione, la grazia, noi li chiamiamo santi, come Padre Pio, no? L'abbiamo chiamato sempre santo, perché quando Giovanni Paolo II, cardinale allora, chiese la preghiera a Padre Pio per quell'amica malata che doveva morire, il venerabile Padre Pio ha pregato e quella ragazza guarì inspiegabilmente. Vedete, la santità non si manifesta certo in miracoli come pensiamo noi, sconvolgimenti naturali, ma la santità si manifesta quando c'è una vita di preghiera, di semplicità, di umiltà, e l'intercessione è subito accolta in cielo. Dio
accoglie, ascolta la preghiera di quell'uomo, di quella donna, di questi fratelli. E noi siamo qui per gioire perché abbiamo la protezione speciale di questi due fratelli, ma in qualche modo anche vogliamo che la nostra vita diventi una testimonianza come quella di questi fratelli, altrimenti diventa anche questa celebrazione quasi una celebrazione sterile, perché la celebrazione deve portare frutto. Ritorniamo al discorso della terra. Questa celebrazione, come tutte le celebrazioni eucaristiche, devono essere rendimento di grazie e devono essere momento perché noi diventiamo sempre di più terreno fertile, perché la parola è un seme e viene gettato nel nostro cuore, in questo nostro terreno, e questa parola deve portare frutto perché noi possiamo diventare testimoni della fede, testimoni dell'amore. Quante volte lo cantiamo quel meraviglioso canto, no? Testimoni della fede, testimoni dell'amore. Siamo il popolo di Dio perché ci ha chiamati a questo il Signore. E noi vogliamo fare tesoro, dicevamo, di questa parola che ci invita ancora una volta a non avere paura di colui che uccide il corpo, ma avere paura soprattutto di colui che uccide l'anima. Il corpo si uccide in tanti modi, no? E purtroppo, disgraziatamente, di questi tempi di notizie di questo genere ne abbiamo tante, tante, addirittura siamo nauseati di tutte queste notizie di persone o di fratelli, se li vogliamo chiamare così, che uccidono altri fratelli e sorelle, li uccidono nel corpo. Attentati, stragi, ma anche omicidi. Padre, figli, mogli, mariti, di qualunque tipo, di qualunque genere. Siamo nauseati perché pensiamo che questa già è la fine del mondo. In qualche modo è un linguaggio che potremmo anche usare. Il linguaggio apocalittico non riguarda solo quello degli eventi catastrofici, riguarda anche questi episodi, riguarda anche questi eventi che feriscono l'umanità, che feriscono una comunità quando c'è una tragedia del genere. Una comunità, piccola o grande, non importa, ma è una comunità che resta segnata e soffre quando una famiglia, dei ragazzi, dei giovani, degli adulti, chiunque, prova la morte corporale a causa della cattiveria di altri uomini. E anche negli attentati è la stessa cosa, anche se per motivi di fanatismo religioso, non vera religione, è sempre frutto della cattiveria che uccide il corpo. Ma dice Gesù: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, perché in fondo, in quanto cristiani, noi sappiamo che il Signore ugualmente ci salva. Anche se il nostro corpo muore, ma se la nostra anima è salva, è pulita, è santa, il Signore ci salva ugualmente. E noi a questo dobbiamo mirare, ad avere un'anima sempre forte dinanzi a qualunque tentazione. La Chiesa splende e risplende proprio per il sangue dei martiri, per coloro che hanno dato la vita e sono morti fisicamente, ma spiritualmente sono sempre presenti. La Chiesa è ricca proprio della presenza dei santi e dei martiri. La Chiesa splende sul sangue dei martiri, che è stata la testimonianza più bella di fede, perché a parole tutti siamo bravi, a parole tutti predichiamo bene, a parole diciamo di essere veramente credenti, di essere fedeli al Vangelo sempre, ma poi in fondo, nella vita, siamo veramente così coraggiosi da spendere la nostra vita, da dare la nostra vita, e poi alla fine il sangue? Non lo so. Perciò oggi vogliamo misurarci con questa parola di Dio, confrontarci, vogliamo metterci dinanzi allo specchio, perché noi qui certamente siamo felici di essere qua, ma l'esame di coscienza lo dobbiamo fare, perché non possiamo uscire, andare fuori e continuare a essere tali e quali così come siamo entrati. Tale e quale show è un'altra cosa in televisione, quella è finzione.
Tale e quale nella vita concreta? No, perché ogni qualvolta si entra in chiesa, si ascolta la parola di Dio e ci si nutre del corpo del Signore, bisogna uscire cambiati. Chi? Tutti, sacerdoti e laici, altrimenti diventa tale e quale show. E noi non ne abbiamo di bisogno. Noi abbiamo bisogno invece della vita reale, abbiamo bisogno della realtà, dell'amore vero, non quello finto. Abbiamo bisogno della fraternità vera, non quella finta. Abbiamo bisogno della fede vera, non quella finta. Perciò stasera, con grande gioia, accogliamo la parola del Signore. Senza paura, non dobbiamo avere paura, dice il Signore Gesù, non abbiate paura, ma con grande coraggio, con grande speranza, gioia, dobbiamo andare avanti sempre affrontando le nostre difficoltà, i nostri problemi, perché quello è il martirio quotidiano, e col sorriso sempre portare il peso della croce. Sia lodato Gesù Cristo.